si sapeva che un telefono intelligente, eccetera, era un po' nell'aria 2004, 2005, 2006. Microsoft cercava di farlo, Google voleva farlo, Apple voleva fare, tutti segretamente cercavano di farlo, c'erano già alcuni modelli di un certo successo sul mercato, un obiettivo di mercato. Sapendo che le persone avrebbero molto amato, perché c'erano già dei modelli di successo, anche se in numeri relativamente piccoli, avrebbe amato, per esempio, l'applicazione che all'epoca tirava moltissimo era la posta elettronica. Il BlackBerry, ricordate il BlackBerry? BlackBerry diventa uno smartphone, perché è uno smartphone di successo prima dell'iPhone, perché permette di fare posta elettronica in maniera affidabile, con una tastierina fisica molto apprezzata e così via. Quindi si sa che c'è un mercato potenziale molto interessante. Avevano già tutto chiaro quanti dati avrebbero raccolti, che avrebbero avuto i dati, il potenziale di controllo, eccetera? Tendenzialmente mi verrebbe da pensare, tendenzialmente no. Qualcuno di più, qualcuno da qualche parte che avesse capito il potenziale, probabile. Soprattutto negli Stati Uniti c'è una tradizione storica di riflessione ampia sui computer che risale alla nascita dei computer. Cioè il primo computer elettronico prende servizio nel febbraio del 1946 e stanno già pensando, mentre sta nascendo, cosa potranno fare i computer? Cosa potranno fare i computer in ambito nella salute, nell'istruzione, nella logistica? Poi non parliamo degli anni successivi, 48, 45, 50. Proprio è chiaro che gli Stati Uniti hanno capito immediatamente la fascia, come dire, l'elite intellettuale, militare, civile, ha capito che questi computer hanno un'importanza enorme nella società, molto prima degli europei. Ovviamente anche in Europa ci sono alcune eccezioni, ma in America è più sistematico, poi il paese egemone, quindi hanno anche possibilità di mettere risorse sul piatto molto notevoli.